C2 Group e Lego Education in tour in questi giorni e tappa in Puglia presso l'ITES Le Noci di Bari, un corso di formazione incentrato sul nuovo metodo di fare didattica STEAM con Lego Learning System indirizzato a docenti di primo e secondo ciclo. Ogni giornata prevede due workshop per promuovere l'utilizzo didattico dei kit Lego Education Spike Essential e Prime. Potranno partecipare massimo 3 docenti per ogni istituto scolastico e ogni docente potrà prendere parte a un solo workshop. Docente formatore Gerardo Zenga, animatore digitale presso il liceo scientifico Orazio Tedone di Ruvo di Puglia, con esperienza nel corso sperimentale di potenziamento in robotica educativa e industriale. La robotica è fondamentale perché adesso c'è una diffusione sempre più massiccia delle discipline STEM, quindi delle discipline che hanno a che fare col ramo scientifico, tecnico, matematico, e quindi è impensabile insegnare appunto questo tipo di discipline o anche le discipline informatiche semplicemente con un approccio teorico. È necessario invece che in qualche modo i ragazzi si rendano conto concretamente attraverso proprio l'uso di robot o comunque di diciamo macchinari computerizzati e robotizzati, si rendano conto appunto di quelli che sono i risultati della loro programmazione, no? I ragazzi chiaramente costruiscono quello che è l'algoritmo, quindi le istruzioni che non rimangono più soltanto su un piano asettico e teorico, ma vengono concretamente tradotte in istruzioni operative che fanno funzionare il robot. Allora, questo tour è un tour che C2 Group sta sviluppando in tutta Italia, si chiama C2 Group in tour con Lego Education. Oggi siamo a Bari, all'ITES Le Noci, e infatti volevo ringraziare il dirigente scolastico Gaetano Dabico che ci ha permesso di sviluppare questi workshop in questi 2 giorni presso il suo istituto.